Mentre si è costruita una gran cassa mediatico-politica, anche molto strumentale, devo dire, poco attenente ai fatti, senza generalizzare, perché ci sta anche tanta gente che ha fatto corretta e buona informazione, infatti mi riferisco poi soprattutto alla propaganda politica, non certo alla ricostruzione mediatica, noi dobbiamo continuare a governare una città. E io ho scritto stamattina un post. È la linea che stiamo seguendo in queste ore, che vale per ANM come le altre società partecipate. Questo è un mese decisivo perché noi dobbiamo definitivamente mettere in sicurezza e rilanciare le nostre società partecipate, quindi parlo in primis di ANM, con tre obiettivi. Azienda tutta pubblica, che si va a fondere progressivamente, non subito con CTP, quindi non mettiamo sul mercato nemmeno il 40% della quota che si era previsto in Consiglio Comunale. Consolidamento economico e finanziario dell'azienda. Mantenimento e tutela di tutti i diritti dei lavoratori, quindi oltre a nessun licenziamento, anche tutela di tutti i diritti, compresi quelli economici, maturata, però c'è la terza sfida, per cui io sono stato rieletto sindaco, non solo per queste due, tutte e tre si tengono, innalzamento della qualità dei servizi. Quindi noi oggi abbiamo bisogno di aziende forti, con persone che si assumono responsabilità, che agiscono con coraggio, con determinazione e trovo assolutamente ingiustificata la protesta di questi 3 giorni perché si sta lavorando esattamente nella direzione, con l'impegno del sindaco in prima persona, che si tengono insieme queste 3 cose. Quindi Quindi lei questo, tranquillizza i no, lavoratori? aspetta un attimo, io voglio innanzitutto esprimere solidarietà ai napoletani, scusatemi, e ai turisti e agli abitanti della nostra città che da 3 giorni al di fuori di ogni regola. Al di fuori di ogni regola, perché c'era una procedura di raffreddamento che potrebbe portare a uno show e una delle tante riunioni che si tiene oggi, non hanno potuto usufruire dei mezzi su gomma. Questo potrebbe essere un qualcosa, come dire, che si potrebbe politicamente, umanamente comprendere, perché sappiamo le dinamiche delle tensioni dei lavoratori ai cui va la mia vicinanza sempre. Se ci fosse stato il disinteresse dell'amministrazione, ma se l'amministrazione è impegnata in prima persona con il sindaco a raggiungere questi obiettivi, tra l'altro in un contesto particolare in cui tutti sanno che in altre parti d'Italia si sta mettendo sul mercato il trasporto pubblico, che si stanno licenziando lavoratori, che si tagliano diritti acquisiti, veramente non vedo ragioni della protesta. Certo, abbiamo problemi di cassa, abbiamo pignoramenti di manine che vengono dal passato, abbiamo tutte le questioni che loro sanno perfettamente, compresi i sindacati. Quindi bisogna avere la testa sul collo, bisogna avere pazienza, bisogna sapere che da qui a Pasqua, non perché a Pasqua, lo dico da credente, ci sia la resurrezione, ma perché è per un fatto legato agli adempimenti amministrativi, tra fine marzo e aprile noi raggiungeremo tutti questi obiettivi. Però, se si mettono in campo azioni di questo tipo, io lo voglio dire con sincerità, non aiutano la causa. Non aiutano la causa perché costringono, come dire, ad creare un clima di tensione che non serve a nessuno. Quando c'è l'impegno del sindaco, io credo più di questo, nei limiti ovviamente di quello che possiamo fare, anzi, siamo andati anche oltre i limiti.